Azienda sicura perché ora? Perché ora riteniamo sia arrivato il momento di far unire e di mettere in contatto il mondo delle istituzioni, il mondo dei professionisti e il mondo delle aziende. Abbiamo spinto molto sulla centralità del ruolo del professionista come elemento di congiunzione con il mondo delle aziende. Noi siamo certi che se diamo una buona comunicazione con il professionista, lo facciamo con il supporto, con il peso specifico degli organi di vigilanza e delle istituzioni, il professionista possa fare propri i contenuti reali della norma e di conseguenza trasmetterli alle aziende. La partecipazione degli imprenditori è stata notevole, ma anche quella dei consulenti. Sì, il mondo dei consulenti, così come quello dei commercialisti, ci segue ormai da 10 anni. Abbiamo lavorato duro, io ho fatto vedere delle immagini in cui abbiamo portato informazione più di 1000 consulenti e 1000 commercialisti. Questa è la dimostrazione che quando si lavora in qualità, quando riusciamo a dare degli elementi di tipo qualitativo, il mondo delle professioni riscontra la verità e non vada più semplicemente ad una questione di prezzo, perché si rende conto che soprattutto in questa materia risparmiare può voler dire pagarlo per 1000 volte successivamente. La prossima tappa. La prossima tappa ovviamente doveva essere ed è Bitonto. Bitonto perché c'è stato, diciamo, due degli operatori che sono venuti meno in un'azienda erano di Bitonto, il sindaco e l'assessore hanno dimostrato una grande sensibilità al problema, le associazioni di categoria ci hanno chiesto Bitonto e quindi devo dire grazie anche al buon senso del sindaco di Casa Massima, perché era previsto il 5, ha ceduto il passo a Bitonto e quindi anche su Bitonto, il 10 di giugno ovviamente.